logistica è una termina multipurpose che chiaramente aggiunge capacità a quelle che sono già le aree che sono dedicate al RoRo piuttosto che al dry cargo che abbiamo in porto. Quindi su questo abbiamo una forte domanda e quindi da questo punto di vista già all'apertura è chiaro che ci sarà una buona parte di traffico ulteriore rispetto a quello che già sviluppiamo che verrà qui. Se poi invece ragioniamo su ulteriori espansioni è chiaro che lì entriamo in ambiti più grandi, non più importanti ma più grandi, che sono quelli dedicati al settore container. Nuovo partner di oggi, quale invece potenzialità porta? Ma io lo guardo soprattutto dal punto di vista dell'innovazione e della sostenibilità, è un partner primario al mondo da questo punto di vista e noi cerchiamo questo tipo di partner, non è solo una questione di traffici, è una questione proprio di portare una logica green, sostenibile, innovativa, tecnologica su cui loro sono tra i primi al mondo. È certamente un momento storico che forse oggi non riusciamo a cogliere completamente, nel senso non ci rendiamo neanche noi forse conto di quanto importante sia questo accordo e quanto importante sia aver terminato i lavori della piattaforma logistica. È il punto di partenza perché poi ci sarà lo sviluppo infrastrutturale di Molo Ottavo, c'è la parte di attuazione dell'accordo di programma sulla zona dell'ex ferriera, dell'ex area caldo della ferriera di Trieste, quindi una serie di opere che consentiranno finalmente al porto di Trieste di fare quel salto di qualità, partendo però certamente dall'ottimo lavoro fatto da Zeno D'Agostino in questi anni.